Questa è Lady Radio, cosa succede in città? Francesco Pini che vi parla e benvenuto su Lady Radio a Matteo Salvini, vice premier e ministro dell'interno. Buongiorno Salvini. Buongiorno e buon viaggio anche in macchina. Ben ritrovato, anzi, perché era già venuto a farci visita prima delle elezioni del 4 marzo scorso. Allora, Salvini, c'è l'accordo quindi con l'Europa sulla manovra, ma cosa avete dovuto rinunciare? No, per quello che mi riguarda, dopo settimane di polemiche, articoli di giornale, tira e molla, dal mio punto di vista è perfino migliorata la manovra, nel senso che ascoltando imprenditori, artigiani, associazioni, abbiamo inserito alcuni provvedimenti di riduzione fiscale sull'INAIL, sull'IMU sui capannoni, sulla pace fiscale che non c'erano all'inizio, quindi da un certo punto di vista Bruxelles ci ha anche permesso di migliorarla. Molto semplicemente i soldi, ed erano parecchi miliardi che avevamo messo all'inizio a bilancio per la legge Fornero e per il reddito, stando ai tecnici, erano anche troppi rispetto al previsto, quindi meglio essere prudenti all'inizio che alla fine, quindi riusciamo a mantenere gli impegni. Ma quindi la quota 100 sulle pensioni e il reddito di cittadinanza sono salvi? Assolutamente sì, e ci mancherebbe altro, era il nostro impegno per cominciare, non per finire, ma per cominciare a passare dalle parole ai fatti, quindi quota 100 con 62 anni di età, 38 anni di contributi senza penalizzazioni è una possibilità che chi è all'ascolto potrà scegliere dall'inizio del 2019, potrà scegliere se uno invece si sente bene, sta bene, preferisce continuare a lavorare in forma, per carità di Dio, però offriamo la possibilità di liberarsi dalla gabbia della Fornero a centinaia di migliaia di italiani. Senta Salvini, qui a Lady Radio, potrebbe chiarire una volta per tutte qual è la posizione della Lega sull'aeroporto di Firenze, se lei è favorevole alla nuova pista? Guardi, io stasera sono a Firenze, peraltro nel tardo pomeriggio sono in città a occuparmi di sicurezza, ordine pubblico, al Comitato per l'Ordine e Sicurezza con tutte le autorità comunali del territorio, e stasera incontrerò quasi 1000 persone a cena, tra cui molti imprenditori. So che ci sono posizioni diverse. Dal mio punto di vista, più si viaggia meglio è, più opportunità di lavoro, di business e di spostamento veloce in aereo, in macchina, in treno, in nave meglio è, quindi l'Italia ha bisogno di più porti, più aeroporti, magari coordinati l'un l'altro. E io penso che l'aeroporto di Firenze non toglierebbe niente a nessuno. Perché qualcuno magari ha l'impressione che sul tema delle infrastrutture avete lasciato un po' il campo ai 5 Stelle, al ministro Toninelli. No, ci stiamo lavorando. È chiaro che c'è una sensibilità diversa fra Lega e 5 Stelle su alcuni temi. Pensiamo alla polemica sui termovalorizzatori. Ovunque in Europa e nel mondo i rifiuti sono una risorsa e non un problema, perché producono energia pulita, producono riscaldamento, producono ricchezza, e purtroppo in Italia in alcune regioni non vengono valorizzati, anzi sono un debito perché vengono trasportati in giro per mezza Europa e sono un costo. E quindi nessuno mi toglie dall'idea la testa del fatto che se nella civile e pulita Danimarca ne stanno costruendo un'altra decina nei centri delle città e ci sciano pure sopra, e non saranno mica rimbambiti. Quindi anche un inceneritore qui vicino a Firenze, a Case Passerini, non sarebbe un insulto, secondo lei? Ma guardi, poi devono essere le comunità locali a scegliere. Sicuramente, dal mio punto di vista, ogni regione del nostro paese dovrebbe essere autosufficiente, perché non si capisce perché alcune regioni debbano accogliere i rifiuti bruciandoli e valorizzandoli che arrivano da altre regioni. Ok, quindi questa è la sua posizione sulle infrastrutture. Ma quindi, ecco, lei se la sentirebbe di prendere un impegno chiaro della TAV, del Terzo Valico, della Pedemontana, un impegno chiaro con Firenze sulla pista dell'aeroporto e sulla TAV, perché c'è il sottoattraversamento di Firenze che è in sospeso, se la sentirebbe di prenderselo? Guardi, ci torno a parlare con voi domani. Io per rispetto incontro oggi tutte le istituzioni locali, imprenditori, commercianti, artigiani, cittadini. La mia idea è questa, però per correttezza, se vengo in una città a incontrare le persone di quella città, ne parlo con loro. Certo, io ho in testa un'idea chiara, come ce l'avevo sulla metro tramvia di Firenze, però da leader di una forza politica autonomista
Sentirà prima ascoltare i territori. Ma domani sera a Firenze o stasera? Domani sera. Ok. Ormai sono giorni in cui si lavora. Sì, sì, e uno perde anche poi la cognizione del tempo. Oggi è mercoledì, è vero. Oggi è mercoledì. Domani. Senta, Salvini, invece, questa è direttamente una sua competenza, quindi credo che possa rispondere anche senza necessità di confrontarsi con il livello locale. Ma questi 250 agenti di polizia di cui Firenze ha bisogno, insomma, il sindaco Nardella glielo rinfaccia continuamente, una volta sì e l'altra pure, ma alla fine arriveranno. Non so se questo potrebbe esserci anche qualche novità domani nel comitato. No, certo che arriveranno. Quando? Inizio 2019. Io capisco che il sindaco del PD sia stato abituato alle prese in giro dei ministri e dei governi precedenti del suo colore. Io sono qua da 6 mesi, in questa manovra economica c'è un piano straordinario di assunzioni di poliziotti e carabinieri e vigili del fuoco che non c'è mai stato, 8.000 per intenderci, perché ci ascolta, grazie ai risparmi legati alla riduzione degli sbarchi, al taglio degli sprechi legati all'immigrazione, riusciamo ad assumere nell'arco del 2019 8.000 donne e uomini delle forze dell'ordine. In molte realtà alcuni carabinieri e poliziotti sono già arrivati tra ottobre, novembre e il mese di dicembre, altri arriveranno tra gennaio e febbraio. È chiaro che gli 8.000 che verranno assunti dovranno fare i corsi di formazione e addestramento e quindi arriveranno nel corso del 2019. Però quindi entro la fine del 2019 avremo questi 250 agenti in più, possiamo dirlo? Sì. Entro la fine del 2019. Sì. Senta, lei pensa che il centrodestra ce la possa fare a vincere a Firenze nel 2019? Sarebbe una sfida bellissima. Ormai non, vista la fiducia che ci danno i cittadini, non mi pongo limiti, bisogna scegliere il candidato e la squadra giusta. Perché a Firenze in passato ho avuto come l'impressione che il centrodestra non ci abbia mai creduto fino in fondo, mentre le vittorie di Siena, di Pisa, di Grosseto, di Arezzo e in prospettiva in regione Toscana ci dicono che tutto è possibile se proponi persone serie, progetti seri, programmi a lunga scadenza. La Toscana è una terra stupenda, Firenze è una delle città più belle del mondo. Mi sembra che ci sia un'amministrazione un po' stanca, mettiamola così, però da ministro dell'interno io ovviamente verrò a Firenze a disposizione di tutti i sindaci. Ieri sono andato in Emilia, a Sorbori, in provincia di Parma, dove il sindaco era il segretario provinciale del Partito Democratico, però abbiamo festeggiato insieme la riconsegna alla città di 12 appartamenti confiscati all'Ndrangheta, quindi se c'è da dare una mano, io ovviamente, a prescindere dai colori politici del ministro, sono a disposizione di tutti. Che a Firenze in Toscana i cittadini meritino di più, starà a loro dirlo. A me la sensazione che ho in base a quello che mi raccontano e che mi dicono i cittadini stessi è questa. Ecco, però vi presenterete insieme al centrodestra in versione tradizionale? A livello locale la scelta è sempre stata questa, ci sono elezioni regionali. Non c'è una possibilità clamorosa di riproporre a Firenze uno schema Lega 5 Stelle alle amministrative? No, quello è un accordo che vale a livello nazionale, su cui ci abbiamo messo la faccia, su cui abbiamo firmato un accordo, e io sono uomo di parola e gli accordi li mantengo. E me ne frego dei sondaggi, però a livello locale e regionale il centrodestra governa centinaia di comuni e tante regioni, lo fa bene da tanti anni, quindi la squadra è quella. Senta, ma il candidato sindaco lo vuol dire alla radio? No, fatemi mettere i nomi prima della squadra. Ma c'è un nome sulla sua agenda, sul suo taccuino? No, la cosa che mi stupisce in positivo è che c'è tanta gente rispetto al passato che si sta facendo avanti. Cioè se in passato facevamo qualche cena o qualche incontro come Lega Firenze, c'erano 50-100 persone, adesso a 1.000 abbiamo dovuto chiudere perché c'era così tanto entusiasmo che non sapevamo dove metterci tutti. Quindi ci sono parecchie persone che si stanno mettendo a disposizione della città e questo è sempre positivo comunque. Senta, dal suo osservatorio cosa pensa di Firenze da ministro? Città stupenda. Città stupenda, ha i problemi di ordine pubblico, soprattutto in alcuni quartieri che hanno le grandi città italiane, le abbiamo dedicato attenzione e risorse su alcune nostre iniziative, penso a scuole sicure nella battaglia antidroga, nel decreto sicurezza ci sono alcuni passaggi
che risolveranno alcuni problemi sulle occupazioni delle case, occupazioni abusive delle case, sui parcheggiatori abusivi, sull'allontanamento dall'Italia dei richiedenti asilo che commettono reati. Poi io ricordo c'è anche il pagamento degli straordinari ai vigili del fuoco, alla polizia di Stato, quindi facciamo alcune cose, diciamo che senza far miracoli, senza autolodarci, evidentemente il giudizio spetta ai fiorentini, non a me, però penso che in 6 mesi si sia data dimostrazione di essere concreti ed efficaci. Mm. Senta, Nardella le ha chiesto più volte di cambiare il decreto sicurezza, ieri c'era anche l'assessore al welfare qui a Firenze che diceva nel caso degli sgomberi non sappiamo più dove mettere le persone che facciamo sloggiare, quindi siamo un po' bloccati. Insomma, da sindaco Nardella dice che questo decreto non aiuta poi un amministratore locale. Ma tanti sindaci invece che hanno collaborato alla scrittura ne sono entusiasti, ne sono tranquilli, anzi lo stanno già usando. Abbiamo già espulso tanti richiedenti asilo che hanno commesso reati, che grazie alla legge precedente stavano tranquillamente per altri mesi in Italia a farsi pagare colazione, pranzo e cena. Quindi mi rifiuto di pensare che Nardella volesse andare avanti col business da 5 miliardi di euro all'anno legato all'immigrazione di massa. Sugli sgomberi mi rifiuto di pensare che un sindaco non voglia garantire la proprietà privata. Poi è chiaro che c'è l'occupante abusivo, anziano, per carità di Dio, prima parti dal mafioso, dallo spacciatore, dal violento, da quello che ha il Porsche o il Mercedes, però la proprietà privata dovrebbe essere un diritto inviolabile in Italia, mi sembra. Senta, vorrebbe lasciare, visto che domani sarà qui da noi, un messaggio al sindaco Nardella? No, ma io ci sono per i sindaci di qualunque colore politico e cerco di lavorare al Ministero dell'Interno, dove mi sto recando anche stamattina, con un'assoluta imparzialità. E poi sono leghista, non penso che sia una malattia o un difetto, quindi mi piacerebbe che tutti i sindaci si approcciassero alle norme che arrivano al Ministero dell'Interno con imparzialità. Molti lo fanno, ripeto, ieri col sindaco del PD di Sorbolo mi sono trovato benissimo, abbiamo fatto una battaglia comune nell'interesse dei cittadini. Qualche altro sindaco mi sembra invece ancorato ai vecchi schemi della politica, per cui se non sei del mio partito e allora tutto quello che fai non va bene. Non è possibile che qualunque cosa che faccia Matteo Salvini non va bene. Qualunque cosa per qualcuno del PD accada nel mondo è colpa di Salvini, è colpa del governo. Quindi parliamo di Firenze e solo di Firenze. Parliamo però anche di Fiorentina, Salvini. Visto che abbiamo letto che va in pensione il Totocalcio, la giochiamo un'ultima schedina? Cosa mettiamo su Milan-Fiorentina? Ma guardi, stiamo facendo beneficenza ovunque, quindi penso che al massimo, se ci va bene, al Milan arriva a casa un pareggio. Dopo aver portato mio figlio ad Atene a vedere quello scempio, mi è caduta un po' la poesia, quindi mi sembra che la Fiorentina stia giocando meglio adesso, sia tornata a vincere, quindi mette una X, eh? Però se fossi in un tifoso dei Viola non sarei molto preoccupato della trasferta a San Siro. Senta, chi teme di più della squadra di Pioli? Beh, Chiesa e Simeone sono due che mi piacerebbe giocassero con me, non contro di me. Salvini, la stanno molto criticando per quella foto con Luca Lucci, con il capo, il leader della curva sud del Milan, ma lei sapeva chi era questa persona? Io ogni giorno faccio foto con centinaia di persone e ovviamente non chiedo alle centinaia di persone che mi fermano alle feste, agli incontri, alle cene o per strada il certificato penale. Ok, se avesse saputo avrebbe evitato, quindi. Che non fa foto con nessuno e che si chiude in ufficio. Per mia natura mi piace stare in mezzo alla gente. Quindi se avesse saputo avrebbe evitato, Salvini. Anche dei tifosi meno per bene, per carità di Dio. Sì, certo, ma avrebbe evitato quindi se avesse saputo dei suoi precedenti? Vabbè, certo. Ok, senta, non so se conosce Salvini il caso di Riccardo Magherini, e tra l'altro anche un ex giocatore delle giovanili della Fiorentina, quest'uomo che è morto, diciamo, durante l'arresto da parte
di alcuni carabinieri in Borgo San Frediano, nel centro di Firenze? Ah, va bene, non le dico, insomma, una vicenda molto controversa. Abbiamo avuto due gradi di giudizio, la condanna dei carabinieri per omicidio colposo, poi la Cassazione che ha invece ha assolto, ha ribaltato i precedenti verdetti. Diciamo, le segnalo questo, c'è una richiesta di giustizia anche dei suoi familiari, insomma non è possibile che si muoia durante un arresto da parte delle forze dell'ordine, quindi magari la inviterei poi a informarsi su questo, che è un caso che sta molto a cuore proprio a Firenze come città, e poi magari potrebbe dirci qualcosa, se non so, le chiedo se fosse possibile magari venerdì mattina risentirsi in diretta con un breve collegamento, così ci dice anche sull'aeroporto cosa avete deciso magari. Questo sicuramente, io venerdì mattina mi fermerò in Toscana prima di tornare a Roma, perché arriverà la manovra economica in Senato, perché vado a Montemurlo in provincia di Prato a riconsegnare anche lì proprio all'arma dei carabinieri un immobile confiscato alla mafia in terra di Toscana, e quindi ci sarà un altro pezzettino di legalità e di sicurezza riconquistata, però ci sentiamo assolutamente volentieri, e dopo aver ascoltato tanta parte di Firenze potrò essere confermato o magari smentito in alcune mie idee, perché io ho delle convinzioni, ma se mi si pongono argomenti convincenti sono anche disposto in qualche caso a modificarle le mie idee. Senta, prima di salutarle le chiedo un commento televisivo, ma l'ha vista la trasmissione di Renzi sulle bellezze di Firenze? No. Non ce l'ho fatta, perdonatemi, non per Firenze ma per Renzi. Ma lei ci ha mai pensato? Poi, magari ero con i miei figli . E quindi ho scelto di non imporre loro questo passaggio. Se dovesse farne lei una trasmissione televisiva, su cosa la farebbe? Ma ho l'immensa fortuna di fare da 6 mesi ministro dell'interno su un paese che è stupendo, di città in città, quindi per carità, io sono milanese, amo la mia città fino al midollo, però il bello dell'Italia è che ovunque tu ti sposti da nord a sud trovi delle bellezze, delle ricchezze inestimabili, e che all'estero sono riconosciute, ogni tanto siamo noi italiani a non riconoscere di noi stessi, perché critichiamo, perché polemizziamo, perché litighiamo, e quindi anche sulla televisione pubblica mi piacerebbe che ci fosse ancora più spazio ai diversissimi territori, quindi non lo faccio io direttamente, figurati, in televisione, sui social ci vado per passione, per lavoro già abbondantemente, quindi non vorrei infliggere ai telespettatori altre mie presenze televisive, però raccontare l'Italia più nascosta, Firenze la conoscono tutti, Milano, Venezia, però ci sono dei borghi, dei piccoli comuni che sono altrettanto incredibili che mi piacerebbe fossero conosciuti al grande pubblico, però io al massimo ci presto la voce, ma la faccia no, la risparmio agli italiani. Salvini, un'ultima cosa prima di salutarla, ci sono molti ascoltatori che scrivono al 3925727775, c'è anche chi le consiglia: non sottovaluti l'importanza del via libera all'aeroporto per vincere le comunali a Firenze, è un po' un'impressione comune che se la Lega vuole puntare a vincere a Firenze debba dire un sì a quella infrastruttura, perché questo è il pensiero della maggioranza dei cittadini di Firenze. Però lei mi conferma che il suo pensiero è quello di essere favorevole alla nuova pista e che si confronterà con i vertici locali. L'ho già espresso, però quello che penso non dipende dalle elezioni domani mattina, nel senso che spesso e volentieri far politica significa anche dire dei no, laddove una cosa magari ti avvantaggerebbe dal punto di vista elettorale, dal punto di vista comunale, se però non ne sono convinto non riesco a dire sì per prendere 2 voti subito se non ne sono convinto. Io sono convinto che ci sia bisogno di più possibilità di raggiungere l'Italia, di lavorare e di viaggiare in Italia, in cielo ma anche in terra, in ferrovia, via porto, abbiamo un sistema portuale fermo, quindi e da Pisa si raggiunge bene Firenze secondo lei? Da Pisa si raggiunge bene Firenze dall'aeroporto di Pisa? Io so che c'è ovviamente la discussione in corso fra pisani e fiorentini, però c'è un sistema da mettere, io penso che un'infrastruttura in più non tolga necessariamente qualcosa a qualcun altro. Ecco, sicuramente va ridiscussa la piantina degli aeroporti in Italia, perché ne sono stati fatti in passato per motivi appunto elettorali. Come diceva lei, ci sono alcuni micro aeroporti che non hanno nessun senso. Sì, però Peretola 2 milioni e passa di passeggeri, non è un micro aeroporto infrastrutturale,
e qualcuno voleva avere l'aeroporto sotto casa, però non funziona così. Firenze è Firenze, Firenze è strategica, Firenze è centrale, io domani ci arrivo in treno, però ritengo che abbia bisogno di più, non di meno, a prescindere dal fatto che si voti prima o si voti dopo. Grazie a Matteo Salvini, che ritroveremo allora venerdì mattina, così ci dice poi cosa avete deciso sull'aeroporto. Grazie mille, a voi. Un ministro, abbraccio. E buona giornata.